proprio da qui, dalla Guardiola di Lucca, che il 14 di aprile partirà la prima Gran Fondo Puccini, che sarà l'erede della famosissima Gran Fondo Città di Lucca. Solito ente di promozione, nonché federazione ciclistica italiana, da qui partirà per i primi 300 metri, 350 metri, per poi scendere e andare a fare tutto il bel giro. Saranno due i percorsi, quindi non cominciate a controllare il sito granfondopuccini.it, cominciate a navigarlo, a capire, a registrarvi. Le iscrizioni sono aperte, è possibile già iscriversi con un prezzo promozionale fino a fine anno, e poi non lamentatevi che non vengono fatti gli eventi. Noi cerchiamo di ricreare un evento per ogni provincia in Toscana, con le solite modalità. Almeno per quest'anno ci saranno le cronoscalate, entrate sul sito, andate a vedere quali sono le cronoscalate, il percorso è come sempre bellissimo, i premi sono infiniti, e ora è tutto work in progress, lavoriamo con le amministrazioni, lavoriamo con la provincia, stiamo lavorando con tutti gli enti di promozione per farvi fare un giro fantastico con ristori fantastici. E poi ci spostiamo in un'altra location per fare il pasta party, le docce, e poter depositare anche le biciclette in sicurezza. Nel sito aggiorneremo strada facendo il tutto. Dobbiamo essere numerosi, perché questi eventi è sempre più complicato organizzarli in questo modo, con queste partenze, con questi arrivi. Quindi ragazzi, c'è soltanto bisogno di voi che partecipiate. 14 aprile, 11 giorni prima della Gran Fondo del Vento, vi potete venire a scaldare i muscoli qua, alla Gran Fondo Città di Lucca, Gran Fondo Puccini. Lo sport fa bene, il ciclismo è fantastico, dobbiamo riportare la Toscana ad essere una delle punte di diamante del ciclismo in Italia.